Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo, disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che è figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Parola del Signore. Questo breve discorso di Gesù ci aiuta a capire il rapporto che lui ha con questo grande re Davide, che è un rapporto speciale perché è figlio, nel senso che è discendente di Davide e partecipa della sua regalità, ma è anche Signore e Signore superiore a Davide. E questa signoria di Gesù si manifesta anche nell'essere luce del cuore per tutti. Difatti lui dirà: come luce io sono venuto, perché quelli che sono nelle tenebre vedano di nuovo. Ecco, uno dei più grandi miracoli di Gesù, raccontato da Giovanni, la guarigione del cieco nato. E oggi abbiamo ascoltato un'altra guarigione di un cieco, che è Tobi. Tobi era rimasto cieco nonostante fosse un uomo pio. Ecco, nel racconto di oggi viene guarito attraverso il figlio e attraverso il fiele di un pesce. Questo racconto ci aiuta a capire la nostra condizione spirituale, che noi pure siamo ciechi spiritualmente quando veniamo al mondo, perché non vediamo l'immenso amore di Dio per noi nel senso profondo della nostra vita, e non vediamo neanche il potere che il male ha, che vorrebbe per sempre lasciarci nell'oscurità, nel buio. Ecco, fortunatamente anche per noi c'è l'intervento di Gesù, come per Tobi ci fu l'intervento del suo figlio, questo angelo Raffaele, e del fiele del pesce. Alcuni padri della Chiesa spiegano questo fiele del pesce che guarisce Tobi dalla cecità con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è questa medicina speciale che ci toglie la cecità del cuore. Quando noi siamo battezzati è messo in noi questa luce, per cui nel mondo, che pure ha tante cose oscure e brutte, noi abbiamo la capacità di credere nell'amore di Dio e di sperimentarlo. Ecco, la luce del cuore è proprio questa capacità di vedere l'amore di Dio. E questo fiele misterioso che ci guarisce dalla cecità spirituale è lo Spirito Santo. Man mano che lo Spirito entra in noi, riacquistiamo la vista, vediamo che Gesù è Signore per noi e vediamo che Dio è nostro Padre.
Allora vogliamo ringraziarlo almeno oggi, questo Santo Spirito e anche Gesù che ce l'ha dato, diciamo così. Santo Spirito, ti lodo e ti benedico. Santo Spirito, ti lodo e ti benedico. Tu sei la mia luce. Tu sei la luce del mio cuore. Grazie a te vedo Gesù. Grazie a te vedo Gesù. Come mio Salvatore. Salvatore. E vedo Dio come mio Padre. Vedo Dio come mio Padre. Non venga mai meno la tua luce nel mio cuore. Perché così vivrò.